Sì, lo so che mi senti. Ah, cazzo, devo anche fare. Devo anche mettere il ritardo della voce, se no si sente doppio. Aspettate. Che casino che sto facendo. Yes. Eccoci qua. Ora ci siamo. Ora ci siamo. È stata leggermente dura, ma adesso che ho anche capito come dividere i video per poi mettere le repliche su YouTube, è tutto molto più semplice. Eccoci qua, eh. Ah, che cazzo c'ho sotto il culo? Il telecomando, ma te pensa un po'. Eccoci qua. Eccoci qui. Ci siamo, ci siamo. Ci sono, chat, ci sono. Arrivo da te, chat. Mi sento anche in sottofondo, mi sento anche in sottofondo. Eccoci qui. Sei. Boh, mamma mia, sta telecamera mi sta facendo impazzire. Va bene così? Sì. Gesemo, gesemo. Bene, siamo tornati. Siamo tornati, ho anche cambiato cappello. Sono in pigiama, ma io vivo in pigiama, ragazzi. Eccoci qua, siamo a Shin Megami Tensei. Per l'esattezza siamo alla fine del prologo, io credo, perché alla fine del prologo sono tornato a Tokyo. E nulla, sono tornato a Tokyo e non so bene che cosa devo fare, perché ora ho sempre... Non sono più bellissimo, anche se continuo a avere curiosamente il mio team, nel senso che ho... Ah, tra l'altro posso ancora rifare del recupero per qualche motivo. Posso fare sia recupero che mondo delle ombre. Quindi potrei anche plausibilmente fare delle altre fusioni. Ma fondamentalmente siamo arrivati a questo punto in cui siamo tornati alla Tokyo reale, che per qualche motivo è esiste ancora, non so come mai. No, fusione di essenze non me ne faccio un cazzo. Prendere i miracoli, ho gloria 80, molto bene. Volontà incrollabile, vendetta in attesa, vendetta, affetto, aura mortale. Questo non è male. Afflato amichevole. Questo è buono. No, questo non mi frega un cazzo. Manifestazione di abilità. Anche mettermi maestria di alterazione. Potrei anche iniziare a pompare un po' le mie maestrie elementali, eh? Si sa mai. Tipo maestria oscura, maestria curativa. Maestria curativa, Naobino ha un'abilità curativa, ma costa un sacco di mana. Tanto vale fare maestria di alterazione. E poi direi che... Afflato amichevole, va bene, dai. Per quanto riguarda la fusione dei demoni abbiamo fusione di coppia, non, no, fusione in base al risultato. Di livello 19 posso fare... sì, avevo visto gli altri volti. No, devo andare più in alto di livello. Comunque, siamo tornati a Tokyo con il nostro fashionissimo abito scolastico. Ce l'ha questi due picciotti qua che sono ancora vivi. Andiamo alla sala riunioni dove si trova Tao. Sto usando il pad del GameCube, ragazzi. Lo pseudo pad del GameCube. Vediamo come mi spiegano il perché Tokyo esiste, perché non ha senso che esista. C'è anche Aragami. Da dove inizio? Da me. Ho dei poteri spirituali, ok. Mi chiamano la Santa da quando sono piccola. La branca giapponese di Betel ha perso molta della sua influenza anni fa in una battaglia, così oggi servono anche se studenti come me. Va bene, quindi hanno preso schiaffi nella battaglia contro i demoni. Grazie per l'iscrizione, Roelle. Tokyo è ancora in piedi, eravamo in mezzo di quelle che sembravano rovine. Pareva che la città fosse stata distrutta. Se ti dicessi che la Tokyo dove hai vissuto tutto questo tempo è una menzogna, mi crederesti? Eh? 18 anni fa nel quartiere Chiyoda è accaduto qualcosa che ha improvvisamente cancellato la città dalla cartina del Giappone. 10 milioni di persone, la popolazione venne annientata e perduta per sempre nell'aldilà. Questo è il seguito di...
Questo è il seguito di Nocturne, ragazzi. Noi viviamo a Tokyo, come me lo spieghi? Quella Tokyo è un atto di Dio. Tramite un suo miracolo la città e i suoi abitanti sono stati perfettamente ricreati, nessuno se ne è accorto. Tutto quello che è successo finora era finto. La vera Tokyo è stata distrutta 18 anni fa. L'hai vista tu stesso quando ti sei intrufolato nell'aldilà. Questo è il seguito di Nocturne. Questo è chiaramente il seguito di Nocturne. O comunque una linea, un ciclo alternativo molto simile a Nocturne. Ma questo è uguale a Aragami o no? O sembra a me? È identico praticamente. Perché sei uguale ad Aragami? Sì, ce l'hai di fianco, zio. Ah, Ogami, scusatemi, non Aragami. Qui è Koshimitsu. Ed è il primo ministro giapponese. Mai nella vita si è visto un primo ministro così figo nella storia, ma va bene. Hayao Koshimitsu. Pare Jin Kazama. Il direttore Koshimitsu è anche il primo ministro, quindi uno dei primi funzionari della branca giapponese è anche il primo ministro. Fa piacere che sei tornato tutto intero. È meglio che vi illustri lo stato del mondo. I demoni bramano le anime umane, se potessero invaderebbero il mondo in un istante. Per questo Bete e il Giappone si dedica a proteggere Tokyo e a tenerli a bada. Se manco Evangelion, letteralmente. A Tokyo, Tokyo è diventata letteralmente il campo di battaglia demoni e angeli. I demoni non mollano, la triste verità è che siamo gravemente a corto di personale. Di fatto la forza di Bete è talmente ridotta che siamo costretti ad affidarci all'aiuto di alcuni studenti come Tao e Azuta, quindi non state messi bene. Cosa posso fare, primo ministro? Intendi per proteggere Tokyo? Beh, Ichiro, togliti quel cappello di merda intanto. Dezai? Sono un disastro a scuola e non faccio che causare problemi. Ma anche un tipo come me vuole poter essere un riferimento per la gente. Ammiro il tuo coraggio. Tu ti sei fuso con Aogami, sì, noi. Chiederò anche la tua cooperazione e non credere che accetterò un rifiuto. Come se avessimo scelta, mi sembra di capire. Va bene, sono con voi. Lo hanno letteralmente chiamato il Proto-Fiend. Invece del Demi-Fiend, questo è il Proto-Fiend. Ho partecipato alla creazione di Aogami. Beh, direi l'hai fatto uguale a te. C'ha anche la stessa punta del cazzo dei capelli. Vorrei esaminare i tuoi dati mnemonici. Vai al centro di ricerca. È letteralmente un demone artificiale, Aogami. Yuzuru Atsuta, sono contento che tu sia tornato indenne. Le tue abilità di evocazione devono essere migliorate e farò modo di assegnarti un demone più potente. Ok. Le cose, è un momento della very big exposition, ragazzi, qua. Cioè, abbiamo avuto un grosso momento di esposizione narrativa. I'm gonna be fighting alongside. A big reason I don't do all, even though my parents aren't divorced, they really. But if I side with my dad, my mom gets all pissed. Protecting Tokyo from demons, though, that's gotta. Beh, oddio, figlio mio, vedendo gli angeli, mi sa che non sei necessariamente dalla parte giusta. I'm glad we're both all right. Let's work together. Sì, basta, non mi ha fatto parlare con l'altro. We should probably head back. Abbiamo lezione domani. Io stavo combattendo coi demoni fino all'altro e te sei qua a pensare alle lezioni. Cioè, finisce il mondo e te vuoi fare matematica, figlia mia? Va bene. Ognuno ha le sue priorità. E torniamo a scuola. Questa fake scuola. Quindi, siamo alla fake scuola. Di questa Tokyo normale, che è tornata normale. Continuo a vedere che queste uniformi continuano a non avere senso per me. È tutto bellissimo. Tu cosa hai da dirmi? Anche le tute sono stilose. L'amico di mio amico ha visto volare qualcosa di piccolo simile a un essere umano. Ma cos'è venuta? A Manozaku è uscita?
Qua non si può andare, ovviamente. Invece qua sì. No, qua no, muro invisibile. Va bene, si va in classe. Adesso è un po' persona, ragazzi, che siamo tornati nella high school. Hanno delle uniforme bellissime, è vero. Cioè, davvero, voglio questa uniforme scolastica. Qua chi c'è? È scomparso uno del primo anno. Magari è solo scappato di casa. Ma va bene. Se non inizio con un bel caffè latte, proprio non carburo, amico mio, ti capisco. Niente, stiamo andando... Quello è un NPC importante, perché ha i capelli rossi e la faccia. Se non ha la faccia non è un NPC importante, se ha la faccia è un NPC importante. Quindi lei è significativa per qualche motivo. I can't stand her. How long do you think until she cracks? I can't wait to see her break down in tears. Vedete, ha gli occhi e la bocca, quindi Saori Tsukishima è chiaramente un personaggio importante. Cioè, se ha gli occhi. Ah. Male. Perché c'è un demone che vuole fare un patto con la tizia random? Male. Molto, molto male. Indiana, credo che il protagonista sia maschile, sia solo molto Fabulous. Ha delle ciglia bellissime, perché ha un uniforme maschile addosso. Credo sia volutamente... sia volutamente femminile nei lineamenti. Io trovo che sia stilisticamente fighissimo, sia normalmente che nella trasformazione. È troppo ha proprio uno stile molto riconoscibile e unico. Però anche sti cazzi, nel senso, devo picchiarci i demoni, mica. Grazie per aver aiutato tuo fratello, ma insomma, se hai aiutato un po' da solo tuo fratello, evoca i demoni. Tu. Allenarsi di mattina è dura, lo ben so, amico. Sì. Sono rimasto a Better, mi hanno fatto uno spiegone, sono un talento naturale, sono un evocatore di demoni, magari se non lo dici ad alta voce. Continuo a ripetere, ma Stephen non c'è? Considerando che c'è il programma per evocare i demoni, dovrà pure essere da qualche parte. La tua classe è al primo piano, la terza A, va bene, deve essere un sogno avere la classe così vicina, beh oddio. Aspetta, là c'è un altro dialogo che si è attivato con lei. Parlale però. Ok. Lei ha un brother. Lui ha un sister complex. Ma... una nave che veleggiava nel cielo notturno. Perché lei ha tutti questi dialoghi? Lei ha un sacco di dialoghi. Lei con i guanti e la sciarpa dentro in classe. Sì, lei è freddolosa, evidentemente. Siamo in una fase un po' lentina del gioco. Sarà un'altra balla di Shiro. L'ha girato lui stesso. Nuovi ritardi sulla linea. Vabbè, andiamo in classe, va. Povero Ichiro, lo trattano tutti come un coglione. Eccola qua, lei. Non c'è bisogno di essere così scorbutica. Volevo solo parlarti e magari evitare una tragedia. Visto che stai per fare chiaramente un patto con un demone, combinerai del casino. Perché sei un personaggio molto stereotipato tipo così. L'ho chiamato Main Chara al personaggio, sì ragazzi, perché non c'è ancora il nome ufficiale. Spesso escono dei romanzi dopo che ufficializzano qual è il nome dei protagonisti degli Shin Megami e dei Persona, ma a sto giro non è ancora stato ufficializzato. All rise. Good morning, sir. Tutti in piedi.
Cosa potrebbe andare storto con un patto demoniaco? Vabbè, per noi poco, cioè sono venuti solo dei capelli bellissimi. Lei, considerando le emozioni negative, potrebbe provocare del discreto bordello. È tardi, vai a riposarti. Niente ta... È vero, è sparito... No, è lì, guardatelo il tablet. È lì il tablettone. Ora ti chiede qual è stata la prima bolla economica mondiale. Ora vi fanno un test. Vi fanno un test di giapponese. Così, a cazzo duro. E improvvisamente slice of life, ragazzi. Aveva ragione la review di Poke, di Polygon. Sei fortunato, sei amico di Tao, l'idolo della scuola. Vabbè. Yo. Eccola qua, Tao. D'accordo, parliamo, Tao. Tetto del dormitorio stasera, va bene. Vediamoci su sto tetto. Tu cosa mi devi dire? Non posso sicuramente salire, devo andarmene. Questa è la dipendenza dal cellulare e si va avanti. Siamo arrivati in una fase lenta, effettivamente. Questa è una fase di super esposizione narrativa con gli eventi nel mondo reale. E lei che sta chiaramente per diventare la cattiva o combinare del bordello. Sono curioso di capire se a questo punto c'è una fase proprio... Ti senti male? Stavo occupando delle ferite di Tsukishima. Perché la viene bullizzata e quindi la menano. Non c'è l'infermiera, quindi ho fatto ciò che potevo. Non è che sai come ha fatto Tsukishima a ferirsi? Sì, l'ho vista bullizzare. Sciarpina, esatto. Guarda che pettinatura scalettata che ha comunque normalmente. Nope. Esci. Il dormitorio è lontanissimo di qui. Dobbiamo partire dall'ingresso est della stazione e camminare fino alla costa. Casino per un dormitorio. Mi è passato attraverso quello. Basta chiedere a me per un'esperta di occulto. Ma te li sai evocare i demoni, zia? Vabbè, non mi vai a tornare al dormitorio. Ho appena visto dei bulli. Vabbè, il bullismo è un problema abbastanza diffuso nelle scuole giapponesi. Ciao, ciao Ichiro. Yuzuru. Se non fosse stato per te non avrei quella meravigliosa capigliatura, però, amico mio. Quindi ti devo ringraziare, in realtà. Tunnel crollato. Siamo noi che siamo rimasti coinvolti, ma lasciamo perdere. Questo parla di ricerca dell'occulto. Il negozio è chiuso, no, il mio frullato alla fragola. First world problems. Va bene. Io vedo bene, ragazzi, non ho problemi di risoluzione. Mi sembra che la live funzioni. Un monaco Goku, è arrivato Goku dal... Un monaco muscolosissimo è per forza Goku. Il mondo è finito 20 anni fa, in effetti, figlia mia. Ma non hai giocato Nocturne, quindi non te ne rendi conto. Andiamo da Dazai. Sahori. Ah, quella bullizzata. Vorrei aiutarla, ma sono una nullità. Beh, Dazai, cioè, potresti provare, nel senso. Comunque, torniamo alla stazione. Sei l'unico biondo, Ichiro Dazai. Allora, il dormitorio è su di là. I believe.
Teoria complottista. Non devo neanche fare il tunnel, guardate. Posso passare direttamente da qui. Island Gateway. Sì. Dormitorio liceo Juwin, che è dove dobbiamo andare noi. Andiamo su sto tetto a parlare con Tao. Si è fatto buio ora che siamo arrivati al dormitorio. Grazie di essere venuto. Sì. Mi piace molto questa sua lezione. Si tratta di Saori Tsukishima? Come fai a saperlo? Ho un grande intuito. Saori è la mia migliore amica, addirittura. Ma se tu sei la prima della classe, non potresti darle una mano? Sì. Stalle vicino. Thanks for hearing me out. I know things are crazy in Tokyo right now, but that's also why we need to fix these human problems. So dici tu, Tao? I'm glad we got to talk. Okay. Buonanotte, Tao. Come fai a saperlo? Abbiamo seguito la trama, esattamente, Vashvix. Ryuji resta il best blonde boy, assolutamente. Ciro mi sembra un po' un coglione. Che cazzo è questa roba? Commence. Ma questo non è... No, questo è il laboratorio dove... Questo è Betel, letteralmente. Stanno raccogliendo? Cos'è sta roba? Previously undiscovered data located. Analyzing. Analysis complete. Looks like we are picking up traces of our target. Che obiettivo? Le cose si fanno misteriose. The corrupted areas have also been properly restored. Rebooting Aogami. Riavvio di Aogami. Tutto molto inquietante, ragazzi. Esatto, Mako Reactor. Che razza di riavvio è questo? Modo curioso di riavviare un protodemone. Sembra la Lazarus Pool di Batman. The blasphemous might of the Nahobino. Potere blasfemo del Nahobino. I don't know where this power came from, but I trust you'll come to our aid. Brother. Ma perché è suo fratello questo? È tutto molto inquietudine comunque. È chiaro che Betel non è sta non è questa organizzazione pura, pura e dolce che è. Se abbiamo beccato proprio, questa è proprio tipo la live della story exposition. Abbiamo fatto botte per non stop per tutto il prologo e ora c'è il momento narrativo. Hey, are you there? Sei qui? I just got word from the director. Demons are showing up all over Tokyo. We've deployed people throughout the city. I've been tasked with guarding the school. It sounds like he wants you over at Jozoji Temple. It's vital to our defense. Andiamo al tempio Jozoji. Agami's ready for action and on his way. Get over there as soon as you can. Stavo andando a scuola, ma ok. Andiamo al tempio Jozoji. Dove sta il tempio Jozoji? Senti come pompa. Laboratorio della Jowin in su di là. Ah, tra l'altro lui è un demone che si è perso, povero stronzo. Spiace, gli ti spiace quasi. No, mi sono perso. Questo è un agente speciale. Ma? So dove sei infilato. È più grossa di quanto mi aspettassi questa mappa di Tokyo. Posso entrare qui? Sì.
La mia azienda ha traslocato nei dintorni. Ok. Dove sta il tempio? Tunnel di Takanata, Takanawa. Jozoji, ok, voglio parlare prima con questi stronzi un attimo. Questo è un militare, anch'io sono di Betel. Adoro queste terme, questo è un vecchio che fa il bagno. Chissà che bella vista. Quel primo ministro non la racconta giusta, gli farò qualche domanda al talk show. Un altro omicidio, ma quanti ne abbiamo già coperti? Questa è la troupe televisiva. Ci sono demoni. Suo padre ha verniciato la torre di Tokyo. Tu sei di Betel, quindi vai pure. Che disastro. Oh, già così a cazzo duro? Ma poi... prepararmi come, scusami? Cioè... come vuoi che mi prepari, nel senso? Ci vado a cazzo duro e fine. O posso andare al laboratorio della Betel? Spero di non morire come uno stronzo. Se muoio come uno stronzo devo rifare tutto da capo. Merda, forse facevo bene a salvare. Goku! Forse facevo meglio... potevo andare al laboratorio. No, no, è semplice, va bene. Betel stava in... Goku! Best friend Goku. È troppo figo Goku. Vai Goku. Conosco Goku. Please to make your acquaintance. Ah, pardon me. I thought this our first meeting. But now I see. You're the one who slew the Hydra. Sì, sono io, Goku. Insegnami come ti sei fatto quel fisico, Goku. Dammi la tua dieta. L'ultimo attacco dei demoni del caos ha abbattuto la nostra barriera. Ai. Bethel ha contribuito a respingere i demoni, ma ha subito gravi perdite. Pick mail body, Goto. Soon Tokyo will reach a crisis point. I can only ask that you might stand with me. The next wave of foes draws near. Please demonstrate the extent of your power. Okay. Time for belli capelli. Arrivano. Let's go. Lei è debole a ghiaccio. Uno lo devo uccidere. Così mi evito di morire. Merda, che mina che mi ha tirato. Bene, attacco normale, non faccio un cazzo. Ma zio con due weak, però porca troia. Malissimo. Puttana maiala, malissimo.
veramente malissimo. Allora, uno di questi deve morire. Devo uccidere sto Hanzo, se no mi shotta al turno dopo. Porca puttana, ci mancava il team sbagliato. Va bene che mi muore l'angelo, non mi frega un cazzo. Tanto dopo Sirena me lo ripiglia al turno. Lei è pure debole a sto cazzo di... Sono fottuto! Calma. Calma. Oleanan, usiamo Oleanan. Benissimo. Non devo assolutamente morire. Devo morire. Va bene. Se non mi attacca il Naobino va benissimo. Il succhio vitale non me ne frega un cazzo. Va benissimo. Ecco, adesso sono cazzi. Ora sono oggettivamente cazzi. Che attacco useranno sti figli di puttana? Ma poi tutti deboli a elettro, ma porca troia, non c'ho un... Va bene dire Carmelo. Pon, please. Benissimo. Ne è rimasto uno solo e non mi ammazza, non mi shotta il Naobino. Fottiti. Che cazzo. Meno male che ho fatto provocazione. Puttana di una maiala. Meno male che ho fatto provocazione. Meno male che ho fatto provocazione. Porca troia, sono rischiato grosso.
Perché sto rissando, ragazzi? Perché quelli che non rissate non prendono esperienza. Porca troia, sono rischiato grosso anche sta battaglia del cazzo perché avevo le resistenze sbagliate. Questo per farvi capire quanto Shin Megami possa essere orco. No, No, un'altra battaglia subito dopo. Oh, sono nella merda. Sono nella merda. Io dichiaro che mi devi succhiare il cazzo, la mia. Sono sopravvissuto a quelli prima e sopravviverò anche a te. Quali saranno le debolezze di sto bastardo? No, devo restare. Devo restare gente. Arcangelo soprattutto che c'ha Oli. Questo secondo me è debole a Oli. Ama. È debole a Oli. Però non gli toglie un cazzo perché è di livello 15. Skills. Lei fa Dark, non toglie una minchia. Non mi serve come healer, quindi... Tanto guarda. Vabbè, intanto attacco. Che... Arcangelo, entra. E dovrei avere anche... La possibilità di tirargli un bel dia. Dai, recuperiamo pian piano risorse. Mudo 3. Questo fa danni dark. Cazzo. Fa danni dark. Meno male che ha mancato l'angelo. Fa danni dark. Chi ho io che è resistente a dark? Solo Obarion. Fortuna è debole a dark. Ippon è normale. Poi di tutti, va bene, mettiamo Obarion che resiste a Dark. Tu... Devi fare Ama perché mi dai un turno in più. Oh! Obarion, ho bisogno che fai tutto. Devo diminuire assolutamente la precisione di sto stronzo. Con Leanan devo provare. Devo fare un change con Leanan. Perché ho già l'angelo che mi cura, anche se è debole a coso. E devo. Fortuna è debole a Dark, però cazzo. Leanan almeno è immune a Dark, no? Quindi Leanan la tengo. Perché Leanan almeno è l'healer che non mi muore mai. Non gli può fare danno perché lui ovviamente non ha un cazzo di Dark, ma. Proviamo Makajama? No. Rakunda. E il turno dopo cerco di fargli molto male. Merda che mina se mi colpisce un'altra volta. Aramasa? Va benissimo comunque. Ama per un attacco in più. Obarion. Diminuiscegli la precisione, please. Leanne, curami subito il Naobino. Tra l'altro ce l'ho roba che mi protegge da...
Ho tre riduttori di oscurità. Questa cosa può salvarmi la vita. Skills. Aramasa. Pian piano lo buttiamo giù. Benissimo che l'ha attaccato Leannan. Ok, Leannan deve rimanere assolutamente in team perché... Critico. Con Angelo quindi posso usare Rekarm e riportare in vita i Pawn. Con lui buff e andiamo di... Non l'attacco. No, su Kuka già. Più elusione al Naobino così non rischia di pigliarseli in faccia gli attacchi. Con Leannan dia sempre al Naobino per evitare stronzate. Skills, Aramasa. Fantastico! Più attacca Leannan, più sono salvo. Aramasa. Critico. Dovrei riuscire a ucciderlo, ama. Ho il Magatsui. Ondata crepuscolare. Fammi vedere come funziona. Non gli ha tolto un cazzo, dovevo usare quell'altra. Che merda di attacco, ondata crepuscolare. Però è gratis, quindi posso usare anche artiglio elastico. Leannan attacca. Critico. Aramasa. E vaffanculo. Fosse stato hard sarei morto. Ho rischiato, ma è andata bene. Anche se ho preso poca esperienza, Arcangelo e Edvaras non hanno preso esperienza, va bene lo stesso. L'importante è stato non morire, ragazzi. Strategy. Strategy saves le kills. Miracoli, opportunità doppia, sì. Level up, devo salire di livello, aumentiamo vitalità prima di beccarci altri scherzi. Grazie Walter, Walter per l'iscrizione. Siamo salvi. Cerca di non avere una fase 3, te, che già mai fatto, ormai rotto il cazzo abbastanza. Che discorso da cattivo stereotipato, faccia volante. Cos'è? Ah, vuoi vedere che questo è quello che vuole fare il patto con la tizia con i capelli rossi? Ma certo. Che bella anima che deve avere. Eh certo che non via. Può essere che arrivi su PC, Cavallomon, devo dirti la verità. Va bene, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Comunque, devo prendere gente con resistenza a Dark. Perché questo è un demone Dark e sospetto che lo rivedrò a breve. Stanno attaccando la scuola, fantastico. Raggiungo subito la scuola. I know this temple is at the only place threatened. You go after the demon. I'll keep watch here. Effettivamente Goku poteva darci da mano, eh. So, they are targeting Jolene High School after all. Allora, calma e sangue freddo. Prima di fare cazzate andiamo al laboratorio a rigenerarci e a vedere cosa posso fondere per salvarmi il culo contro stronzi Dark. Prima cosa, recupero. Ma posso tornare tecnicamente anche al deserto, ragazzi? Sì, Enir, posso tornarci quando voglio? Welcome to the world. Allora, fusione dei demoni. Fusione in base al risultato. Livello
Posso fare Rakshasa? Sì. Fuck sì. Allora, cosa ti posso dare Rakshasa di bello? Posso darti artiglio elastico più 2 che comunque schifo non fanno. Caccia velenosa però credo che sia meglio, devo dire la verità. Hama non mi interessa. Tarukaja. Assolutamente sì. E Sukunda. Sono indeciso se dargli Tarukaja, Sukukaja, Tarunda, ma considerando che plausibilmente gli metterò Charge. Forse è meglio su. No, 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 fermi. Forse è meglio Sukukaja, Sukunda che Tarukaja, Sukunda. No. Sukunda. No! Porca vacca. Sukukaja, Sukunda. Ok. Perché non me lo pigli, figlio mio? Sukukaja, Sukunda. Che cazzo. E lui l'abbiamo fatto. Abbiamo perso Angelo e Obarion, ma lui è più potente e è bello incazzato e è un piacere anche per me, Rakshasa. E non è l'unico stronzo che possiamo fondere, c'è un Jack-o'-lantern che ha bisogno di Pondatare e Tsuchigumo, che sono i pon mi è comodo, ma meno di Jack-o'-lantern. Jaco ha più 5 di Agilao e Maragi, ma col cazzo, cioè fortissimo. Tarunda riduce di una. Eh no, Tarunda al turno dopo è fonte di vita. Fonte di vita non serve a un cazzo, ma Agilao e Maragi, sì, direi che è una fusione assolutamente conveniente. A cui posso dare, tra l'altro, Tarukaja. Provocazione non mi conviene col Jack-o'-lantern, ma potrei metterla. Carica. Carica però è. Esatto, meglio occhio bestiale, perché carica è per un attacco fisico e non mi vale la pena. Provocazione la metto per come save culo. Sì. Jack-o'-lantern sono molto forti. Ciao, Jack-o'-lantern. E abbiamo due demoni di livello 20, che schifo non ci fanno. Poi farò i. Loni. Questo è forte. Cosa mi serve per Loni? Probabilmente Rakshasa Itvaras, esattamente. Kayano Ime il turno dopo la faccio, ma non con questi, possibilmente, perché posso farli anche dal compendio, in teoria. Visto? Tipo lo Shiza è un bello stronzone, eh. Lo Shiza. Amorsu e Mazio. Non è male lo Shiza. E mi servirebbe Agaton più Taikaichi, mi costa anche poco. Ne fa faccio anche uno Shiza, così, a cazzo duro. Solo perché posso. Gli metto anche Dia e gli metto anche Zan. Vaffanculo proprio. Sto fondendo un botto di roba, ma va benissimo. Per dei costi anche abbastanza limitati. Shiza di razza santo, va bene. E la Madonna, questo quando è uscito fuori? Principality, Mokoi più Jack-o'-lantern. Questo è debole a. Questo è chiaramente molto forte. Il poltergeist è quello che devo fare assolutamente perché ha anti-impatto. Il poltergeist è obbligatorio, ragazzi, ma più avanti. Take Minakata è forte, ma adesso non mi serve. Arcangelo ce l'ho, va bene. Fusione speciale nuove. Questo è livello 40, questo è livello 37. Se ciao proprio. Mi servono 4 Pokémon, 4 demoni per questo. Mi attacco proprio il cazzissimo. Questa è una Megami per 29. Non so neanche cosa. È quella dell'acqua. Questa è quella dell'acqua. Vabbè, troverò il modo. La Pixie superiore ora non mi interessa. Comunque mi dovrei essere potenziato in modo abbastanza brutale. Quindi cambiamo il nostro team. Abbiamo già Rakshasa, Jack-o'-lantern e Leanan. Leanan col fatto che è immune a Darkness mi conviene.
Il problema mio è il main. Adesso la debolezza fuoco e ghiaccio, che è pericolosa perché l'avevo cambiata per l'ultima battaglia. Potrebbe convenirmi. Vabbè, lo Shisa intanto lo tengo fuori. Salvo i progressi e andiamo a scuola. Non ho registrato i mostri nuovi, cazzo. Adesso li registro. È stato nerfato Charjenir? Aumentava di 1,5 però. O di 2,5. Il Matador è nel DLC Amex Ring. Il DLC ha anche il Demi-Fiend come boss finale che sembra sia vicino al... sia quasi impossibile. Cioè sia una roba senza un senno. Non posso neanche registrarli perché non sono al livello necessario per registrarli, forse. Boh. Il Demi-Fiend è impossibile. Pare che per batterlo sia necessario usare un exploit. Cioè, praticamente pare che l'intelligenza artificiale del Demi-Fiend sia calcolata per attaccare automaticamente gli demoni che switchano nella partita. E quindi per evitare che lui ti shotti con un attacco finale devastante, l'unico modo è cambiare. È cambiare costantemente personaggi nella tua squadra in modo che lui non ti shotti. Che assurdo se ci pensi. Una domanda, ragazzi, ma se io finisco questa fase, poi posso tornare al deserto in qualunque momento e finire le quest secondarie? O mi viene chiuso e le quest secondarie che ho lasciato in sospeso non le posso più fare? Posso tornare quando voglio, ok? Giusto per essere sicuro, perché in questo gioco pare che se non completi certe quest secondarie importanti non puoi ottenere il finale segreto. C'è tipo un boss speciale che si sblocca solo con le quest secondarie, con una speciale linea di quest secondarie, e se non lo fai non puoi scegliere, non puoi fare la missione finale, cioè non puoi fare la missione finale, non puoi letteralmente prendere il finale segreto. Andiamo al liceo. Siamo a scuola. Oddio. Sì, si vede, figlio mio. Sì, c'è il fuoco verde. Siamo appena arrivati a scuola. Sì, nel dubbio fare tutte le secondarie, ragazzi, assolutamente sì. Ah, ma è l'amo quel demone, cazzo. È un altro demone noto della serie, ragazzi. Si spera, figli miei, perché qua... mo me lo mette adesso il save point. Eccoli qua, guarda. E questi hanno visto demoni. È diventata un mostro. Qua non si può andare neanche nella versione posseduta della scuola. Desus Persona ha un'ambientazione scolastica che, vista così, sembra anche questa ambientazione scolastica, ma non è così, è post-apocalittica in realtà questa. E ha una fase importante slice of life, cioè dove devi fondamentalmente parlare con la gente e aumentare le skill sociali. Questo è un JRPG più classico, prevalentemente costruito sulle battaglie e sulla narrativa. I sistemi sono simili, questo è anche molto più hardcore, tende ad essere molto più difficile. Ho visto abbastanza hentai per sapere come va a finire anche questo. Sì. Dobbiamo aiutarla. Understood. Why do you hesitate? This world is no place for a servant of evil. We have no
Vedete che gli angeli si preoccupano ben poco delle vite umane. E non ha funzionato moltissimo perché erano deboli ad Ark, come avete visto, e hanno preso schiaffi di morte. Beh, insomma, aspetta. Ragazza, non hai visto abbastanza hentai per capire che forse non devi accettare una faccia con dei tentacoli enormi. E niente, sono cazzi, giustamente. E basta, va nel buco. E sparisce. Bene così. Plot twist, scrivono in chat. Quindi adesso abbiamo il dungeon nella scuola, fondamentalmente. Curiosa sta cosa, che adesso il dungeon sia dentro la scolaresca. No. Non sono un demone, ho solo dei capelli bellissimi. Ci sono anche qua. Ecco. L'ho appena fuso un Rakshasa e direi che no. No, guarda, c'è anche... Quello, lui mi fa sempre morire da ridere perché è il demone col copricazzo, ragazzi. È il demone col copricazzo. Non riesco a non adorarlo. Allora, vediamo. Ramasa l'ha arato in due. Ah, è vero che ha il counter fisico, Rakshasa, che fastidio. Allora, caccia velenosa su Incubo. Fa un bel male. Jack-o'-lantern con un bel Maragi. Fa un bel male. Leanan... Leanan credo vi possa uccidere con Mamudo. Infatti. Get fucked. Questo è un dungeon con i random encounters che non sono random, perché sono encounters e basta, fondamentalmente. Tu vai avanti e ti pigli i demoni in culo, mi sembra di capire. Ma devo uscire qua. Quindi? Si sarà aperta la strada? No. Tu ti stai cagando addosso. Azuta stava affrontando i mostri. Là c'è un angelo. Qua non si passa. Quindi si va dritti di qua per forza. Sei babilonese. È un altro Rakshasa. Giustamente a rompere i coglioni. Benissimo. A cosa era debole il Rakshasa? Che non mi ricordo più. Boh. Vento, forse. Aveva poche debolezze il Rakshasa, comunque. Direi che Aramasa se lo becca lui. Bella botta, bella. Proviamo artiglio elastico con Rakshasa. Fa meno male della botta velenosa. Jack-o'-lantern, secondo me, Agilao. Sì, Jack-o'-lantern, così. Proprio così. Mudo. Resistente ad Ark. Fa un bel male la caccia velenosa. E tanto con Aramasa lo sciotto adesso. Questo team è già molto più valido dell'altro. Va detto che avere due fisici mi porta ad avere pochi attacchi elementali. Potrei decidere di togliere il Rakshasa e di mettere lo Shisa. Per avere un attacco magico in più.
Poi il Rakshasa lo posso sempre reinserire se lo Shisa muore come uno stronzo. Però lo Shisa è 19. Anche l'arcangelo. Il problema dell'arcangelo è che quando arrivo al boss non resiste a... Non resiste a... Perché lo Shisa è resistente a... Ah, ma aspetta. Il Rakshasa resiste a Dark e Sacro. Il Rakshasa quasi quasi primo, verso a un certo punto lo fondo col Naobino per prendermi le sue resistenze. Perché debolezza solo a ghiaccio è una gran bella roba. Anche lo Shisa ha delle belle resistenze. L'Arcangelo c'ha sta sfiga che non resiste a Dark ed è un peccato perché è un demone molto forte. Però, il demone è un angelo molto forte. Però se è così... Purtroppo in sto gioco, ragazzi, un sacco di nemici hanno attacchi Dark e Oli e se non stai attento te le pigli proprio in culo. Tu che cosa sei? Sei fighissimo. C'era un super gattone dietro di noi. Quanto sei figo tu? Your reputation precedes you, young man. I am Hayato. Sì. Currently assigned to support Sire Yuzo. C'hai un fratello? Posso usarlo? Good. You're here. This is Hayatoro, a sacred beast of Bethel. Ne hai un altro? Me lo presti? Lui è fighissimo, lo voglio. È sicuramente fondibile a un certo punto. Lo voglio, ragazzi, datemi subito questo nuovo Pokémon. Cosa stiamo aspettando? Perché non posso avere Hayataro? Posso salire di più qua? I believe so. No, non posso. Sono degli altri demoni. Questo cos'era debole? Boh, non mi ricordo mai. Sì, sì, ti ammazzo, ti spacco, sempre così, fate. Però c'ha un Oni di fianco, merda. L'Oni l'ho già combattuto. Ma non mi ricordo cos'è debole. Prima rompiamo lo Tsuchigumo, va. Forse l'Oni era debole a elettro? Ma zio. No, lui non è debole a elettricità, quindi devo stare attento. Devo provare con zio 3 su questo. E infatti è debole all'elettricità, me lo ricordavo bene. Invece questi dovrebbero beccarsi entrambi un bel Maraghi. Secondo me sono non deboli a Mudo, ma se lo sentono. Vediamo se riesco con la Ramasa. Non l'ho crittato, se no lo uccidevo. Gli attacchi me li becco in faccia, sto giro. Artiglio elastico non mi ha tolto un cazzo perché il mio Naobino è più forte. Colpo pesante invece fa male. Ma hanno, perché hanno tutti questi attacchi? Ha fatto anche un critico, sono solo in due. Missato e sono fottuti. Se missa l'attacco sono nella merda loro. Comunque Ramasa su di lui, che così muore. Zio 3 su lui, che così va in weak. Agilao. Mudo. Ho bisogno di ricariche di PM, eh. Cazzo, sei fortissimo. Esattamente, Demone, esattamente. È il commento giusto. Cazzo, sei fortissimo, sì. Cazzo, proprio. Devi avere alla paura, Demone. Devi proprio avere alla paura, Demone. Segue una tipa strana. Jack Frost. Jack Frost? Oddio, lei è inquietantissima. Madonna, sei inquietante lei. Va bene. Con anche l'amico cazzo, giustamente. Perché no? E a parte lei. Ok, amica. Fa anche un sacco di danno, eh. Non va bene però così. Magatsui subito in partenza non va assolutamente bene. Allora.
Lei è fortissima a livello 22. Lui è livello 20, però lo posso shottare, secondo me. Proviamo, ma zio. Lui è debole, benissimo, mi è andata di culo. Maragi. Lui è andato. Lei è meglio che si cura, perché secondo me lei non è debole ad Ark, perché i demoni spesso così non lo sono. Vediamo se riesco a tirargli a Ramasa. Stesa. Jack, ti va di entrare nel mio gruppo? Tu sei un Pokémon utile. Sei un Demonemon utile. Cosa mi ha dato? Mi ha guarito tutto. Oh, Jack, ti voglio benissimo. Mi hai curato. No. Jack mi cura tutto. Oh, mi ridà tutto. Tutti i PM, grandissimo Jack. Poi devi entrare nel mio gruppo, mi raccomando. Però già così mi dai delle gioie. Ma qua si può scendere? No, vai via. The fuck is this? Oni con studentessa. Andiamo a salvare studentessa. E ti salvo io, in realtà. Va bene, Oni. Se lo dici tu. Jack vero Bromon. Allora, Makajama su di lui va benissimo. Che sigillo lui se lo becca e poi non può usare le abilità. Shiza con zio, assolutamente lui. Jack-o'-lantern con Maragi, assolutamente tutti e due. Leannan con Mamudo, tutti e due. C'è un resist, ma non me ne frega un cazzo. Lui è sigillato. Lui attacco e basta. Lui è sigillato. Comoda sta cosa. Comoda davvero. Ramasa è resistente al fisico, purtroppo. Zio. Vic. Maragi. Udo. Ramasa non ti fa quasi un cazzo, ma dovrei riuscire a ucciderti lo stesso. No. Vabbè, è sempre sigillato, quindi mi ci pulisco il culo con lui. Sono nella parte della scuola, sì, ragazzi. Tanto finché ho il Jack-o'-lantern di vicino, non ho problemi, che tanto mi cura di quello che voglio. Ciao, Uni. Salviamo la tizia, va? Sì, faccio di ritorno dal Jack-o'-lantern ogni volta possibile e immaginabile per curarmi, perché devo stare sempre ammazzato. Ora, se continuo di qua ci sono dei puntelli, ma mi sa che posso salire di sopra e probabilmente c'è dell'altra gente da salvare. Se salgo. No, non c'è un cazzo qua, quindi devo andare per forza giù di là. Salvo che non si possa salire quassù. Sì. Qua si può salire, ma secondo me di sotto è meglio andare prima di sotto. Bello complesso sto dungeon scolastico, sembra a me, cazzo. Già troppe strade per i miei gusti. Qua cosa c'è? Un cazzo di niente c'è. Qua cosa c'è? Un altro Rakshasa. Non lo so, Lander, cosa ci puoi fare con i punti canale. Due Rakshasa insieme non è bello. Partiamo con una Ramasa su questo, va. Lui è debole, il Rakshasa è debole a ghiaccio.
perché non ho. Lui è debole a Elettra. Faccio fare il counter con lei. Non mi ha counterato, curiosamente. Lui dovrebbe morire con una ramosa. L'ho anche crittato. Lui forse muore con uno zio. Oddio, forse ce l'ho però. No, perché il ghiaccio non è. Tocca finalmente al nemico. Che usa caccia velenosa giusto per rompermi quel danno. Perfetto. Anche questo ce lo siamo levato. Sirena è salita di livello. Che è successo? Questa l'abbiamo pulita. Qua ci sono delle altre cazzo di scale. Scendiamo di sotto. Non si può. Scendiamo di sopra. Saliamo di sopra. C'è una parete di ghiaccio. Altra voce da salvare. Studentessa. Non è una studentessa. È un uomo cazzo. Va bene. Si salva all'inizio del dungeon, ragazzi, lì volendo, ma non so se c'è un salvataggio a metà strada, devo dire la verità. Lo si è messo su Kuka già? Bene, bravo. Devo vedere io adesso su Kuka. Crit. Double weak. Bam. E saluti. Questi sono insignificanti. Questo dungeon non mi fa impazzire perché a mio parere la loro gestione della mappa è molto più intelligente di così. Cioè, la cosa bella del gioco, ragazzi, nella mappa desertica di Tokyo è che è proprio molto esplorabile. E questa cosa qua è una figata, nel senso, perché ti dà proprio la possibilità di fare. Ci sono proprio un sacco di cose da gestire. Il fatto che tu abbia un sacco di zone col platforming, con le cose nascoste, quest sparse, esplorabili. C'è una bella formula di esplorazione in questo gioco. Questo dungeon invece ha una struttura molto più classica, immagino che sia quasi citazionistica, cioè nel senso che voglia rifarsi ai vecchi Shin Megami Tensei e ai JRPG più classici, ma a mio parere non funziona allo stesso modo, non funziona altrettanto bene. Qua posso salire, ma se non altro il Naobino anche qua si muove alla velocità della luce. Qua c'è qualcosa. Ah, c'è quel pirla di Ciro che si nasconde. Ma tu non sapevi usare i demoni, Ciro? I kind of underestimated this whole fighting thing. Like that honor student, Atsuta? Now he, and it's because I... What the hell was I thinking? Puoi farlo. Yeah. Grazie per l'iscrizione, Kefia. Sì, hanno voluto mettere un dungeon classico e Ciro è andato via, invece di darci una mano. It may be unfortunate, but there's no... The demon summoning program takes a toll on the human. Ah, sì? When a human's nature becomes closer to that of demons, thus his fears are well grounded. That is why we must leave him be. Quindi più evocano i demoni, più diventano demoniaci. Questa cosa legata al demon, o diventano più che altro inumani. Questa cosa legata al demon program non è bellissima. Un'altra? Oddio, con pure lo Shikigami. Sì, però lo Shikigami sicuramente è debole al fuoco, quindi il mio Jack-O-Lantern ora fa una strage. Due Shikigami addirittura, sono felice di avere il Jack-O-Lantern. Perché iniziano prima loro? Mudo più due anche, ma vaffanculo proprio. Grazie. Altre sorprese? Allora, tu vai di Aramasa e vaffanculo proprio. Tu vai di Mazio. Tu vai di Maraghi e fai una strage. Già.
Tu invece vai di media e curi tutti. Tu vai di Aramasa e fai una strage. È resistente agli attacchi fisici. Ah, ma... maledetto bastardo. Mudo e ama così a cazzo duro e non ho più l'healer. Allora, visto che tanto gli faccio relativamente poco di danno, facciamo change e prendiamo fortuna, va? Che almeno ho ancora una healer. Ama non me l'aspettavo, devo dire la verità. Shisa, vai di zio. Su questo. E ci vogliamo il cazzo. Jack O'Lantern invece andiamo di Agilao. Vaffanculo. Devo tornare dal mio amico Giaccoso. Leannan non si è presa esperienza e questa cosa mi inquieta. Non ho più abilità di rianimazione. Devo tornare di sotto. Qua si può salire, ma... yes. Leannan è forte, ma c'ha sto problema che è debole ad Oli e se si becca un Oli nel culo, ciao proprio a tutti. No. Però non la posso togliere Leannan perché è la mia main healer ed è letteralmente il mio demone primario. Eravamo qua, no? Qua eravamo già saliti o eravamo andati là? Non mi ricordo già più. Mi sembra che fossimo andati di qua. Sì. Qua forse. Qui c'è un'altra studentessa. Saori sta di là. Quindi non è qua che devo andare. Perché qua è dove c'è letteralmente la boss finale. Quindi almeno so che la boss finale sta qui, al secondo piano. Quindi continuo a esplorare un attimino e pulisco tutto quello che devo pulire. E poi vado a salvare prima di andare a romperle i coglioni, Saori. Qua c'è un altro demone, infatti. Sì. Va bene. Così magari non mi rompe il cazzo, ne ho 13. Ah, vaffanculo, demone. Oh, ci sono i Pokémonini, va bene. Jack O'Lantern qui non mi serve a un cazzo, quindi lo sostituisco momentaneamente con Sirena, che gli dà una bella ghiacciata in faccia dopo e ci divertiamo. Forse non ce n'è neanche bisogno, ma per sicurezza. L'ho missato una volta e l'ho preso una volta. Cazzo, mi è andata di sfiga perché l'ho missato. Quindi si è beccato colpo del miraggio e male. Beh, che non è un problema, adesso muore, nel senso. Ok. Forza. Yes. Sempre di più, sempre più su. Fanculo te, la tua pietra vitale, demonietto di merda, che ha pure cercato di incularmi. Torniamo col Gecko. Allora, di qua no, di là vediamo cosa c'è. Qua si sale ancora? No, è impossibile.
Qua se non si scende, ma non si sale neanche. Qua non c'è un cazzo. Qui c'è un altro demone, va bene. Va bene. Il goti del suo genere, Luca, questo, non esiste l'essere troppo di nicchia, ragazzi. Cioè, questo per me è il miglior, miglior GDR di quest'anno. Due critici si è beccato lui in faccia, povero stronzo. Questo è chiaramente il miglior GDR di quest'anno, ragazzi. Non è che c'è molto da girarci attorno. Di nicchia o non di nicchia, chi se ne fotte, nel senso. Il gioco può essere di nicchia ed essere comunque un mezzo capolavoro. Non è che c'è molto da dire. Però, ripeto, mi rendo conto che sia un gioco per pochi, proprio perché è molto hardcore. Questo non basta, a mio parere, a non renderlo considerabile per dei premi della Madonna. Cioè. Un altro. Queste donne tagliate a metà sono fastidiosucce, devo dire la verità. C'è sempre uomo cazzo con loro, perché boh. Si vede che è una bella accoppiata. Va bene, Manananangalan. Tra l'altro ha un nome stupidissimo, Manananangalan. Shiza sta dimostrandosi molto utile. Anche Jack O'Lantern, devo dire la verità. Lei è morta, ha preso fuoco proprio. Ciao. Sì, è molto meglio questo di Bravely 2. Bravely 2 è bello se ti piacciono le build, ragazzi. Danza di graffi. Io intelligente, va bene. Cosa fa danza di graffi? 2-4 attacchi deboli non è male. Al posto di Dia, che tanto lui non cura un cazzo, va benissimo. Shiza fa dei buoni danni fisici anche. Volevo succhiare altro sangue. E invece no. Quanti? Ma basta, avete rotto il cazzo, va bene, fatevi massacrare. Tanto finisce sempre allo stesso modo, coglionazzi. Facciamo subito Aramasa su questo. Eccoci qua, e uno ce lo siamo già praticamente cavato dal cazzo. Ma zio. Agilao. Weak 100, mamma che gusto che mi dà. Mamudo. No, lui è resistente. Vabbè, lo faccio lo stesso, perché colpisco anche l'altro. Aramasa. E poi la chiudo con Shiza. Ce ne sono altri dopo? Spero di no. Che cazzo. Ah, ma certo, dovete pure finirlo. Fortuna è salita di livello. Basta? Porca vacca, oh. Non avverti più la presenza di demoni, che cazzo. Ho fatto una strage che... Se c'era un demon, un WWF dedicato ai demoni, sono il ricercato numero uno ormai. Allora, ho fatto quasi tutto di qua, qua non si può andare. Mi mancava solo un'altra... Di salire qua sotto. Andare qua sotto, no, qua non si può... Sì, qua si può andare. No, in realtà è dove sono arrivato, forse. Quindi c'è solo... No. Basta, ho fatto tutto, quindi. Ho esplorato tutto l'esplorabile? Parrebbe di sì. Allora torno dal mio amico Jack O'Lantern. Che sta qua. E mi cura. E poi andiamo a spaccare il culo alla boss. Ma prima vado a salvare. La trama è interessante, sì, ragazzi. Anche perché, ripeto, si ricollega all'universo degli Shin Megami. Che è comunque molto elaborato, come potete vedere. Con un sacco di elementi. Questa battaglia costante angeli-demoni. Questo dio dell'ordine, che poi in realtà sarebbe Yahweh. Non sempre Yahweh, ma il più delle volte è Yahweh. E poi in realtà ci sarebbe una volontà suprema sopra di lui, che è quella che regola tutto. Poi c'è
c'è tutto un sottofondo legato al programma di controllo dei demoni, a Stephen, ai Messia, che sono i protagonisti dei vari giochi. C'è molta complessità negli Shin Megami Tensei. Sono curioso di capire come questo si ricolleghi agli altri, perché non è facile assolutamente ricollegare tutti i Megaten. È una roba molto complessa. Più Magatsui, grazie. È una roba veramente molto molto complicata ricollegare i Megami Tensei. Però complicato non vuol dire infattibile, e infatti i Megaten sono comunemente una gran figata. Là c'è il mio amico Jack O'Lantern. Qui è dove devo salire. E la boss finale stava giù di là a sinistra, mi sembra. Prenderò dell'altro Magatsui anche se sono pieno. Comunque finora l'abilità Magatsui più forte è quella dei critici, cioè proprio non c'è paragone con le altre. Non c'è motivo per cui io debba usarne una qualunque delle altre. Vediamo sto boss, va. È qua, in teoria. Non farlo, Saori! Sì, sta massacrando le sue bullette. Un po' la capisci che le vuole massacrare di botte, però. Sono abbastanza d'accordo, Saori. Massacrale di botte. Non le uccidere, però. Non ha funzionato, Naobino. Porca troia, si è potenziato o sbaglio? Tentacle armor. Beh, la tematica del bullismo compare in molti giochi Atlus, eh. You're not the one who needs to feel sorry, Tao. You did enough. Simply by reaching out to me. I was the one who pushed you away. You don't deserve to be dragged into all this. It's all mine to bear. All this hatred. I know you don't want this, Saori. Don't hurt anyone else. Don't hurt them. Saori è andata. The only thing I did wrong was put up with their abuse for as long as I did. All that did was make them hurt me more. God, I hate them. I hate them so much. So I'm going to give them exactly what they deserve. Meno una, orca vacca. Non ci va leggero, eh? E due. Sospetto che siano molti più cazzi adesso con questa boss fight. Spero che sia ancora Dark principalmente. Any choice.
Ah, mica, ma no, non la combatti. Torna nel mondo dei demoni. Se la porta via nel mondo dei demoni. Quindi non c'è la boss fight a sto giro. Sei abbastanza inutile tu, Tao, sappilo. Non funziona, credo, il potere dell'amicizia col patto demoniaco, ma va bene così. Perché la chiama la santa? Che utilità ha lei? Va bene, andiamo, proviamoci. Andiamo a cercarli. No, quindi comunque ci sta portando in una nuova zona. Tot, potente divinità egizia. Sì, sto babbuino c'era anche negli altri Megaten, se non erro. Hariti. È bellissimo perché poi. Nuova zona però, fermi. Zona completamente nuova di gioco. Tutta roscia, tra l'altro. I'll do my best to stay out of your way, but please, be careful while we look for her. Ok. È tornata a Manuzako. Ok. È tornata la nostra fatina a trovare oggetti random, come al solito. Una gemma dell'oscurità. Qui dietro c'è qualcosa? No. C'è quello che rimane di Tokyo. Questo, però c'è sempre qualcosa di nascosto. Infatti c'è un minimo. Double waifu, ragazzi. E tu? Sei un Tengu. Coppa Tengu è terribile. Karasu Tengu di rango più elevato ridono di me. Ho il sospetto che qua non sia. Già, il cazzo. Qua non è, ragazzi. Sì, troviamo. C'è subito la boss fight. Qua è tutta una nuova zona esplorabile con nuove quest. E poi c'è la boss fight con la mia e l'amica di cosa. Quindi direi che possiamo anche salvare. Direi che possiamo anche salvare, che abbiamo fatto un sacco di cose, abbiamo fatto un sacco di progressione, siamo livellati belli cazzuti e abbiamo giocato altre 2 ore. Ragazzi, io vi ringrazio per essere stati con me così numerosi, siete 200 ancora adesso, eravate 500 e passa durante il chiacchiere, vi si vuole come sempre un sacco bene. Mua, un bacione a tout le monde e niente, ci vediamo domani con un'altra live, continueremo a giocare a Shin Megami Tensei, ma c'è un sacco di roba da giocare ultimamente, Halo, Shin Megami, varie cose che si possono portare in live, ci vediamo domani con qualcos'altro. Alla prossima, ciao!